con l'orchestra di Stefano Capitani, il grande maestro da Porretta Terme, con amore, insieme a Marina Parsifal, la voce, che adesso la voce non l'abbiamo sentita, ma la sentiremo tra poco, e con il maestro Antonio Maenza al pianoforte. Ben trovati, grazie di essere con noi. E l'avrete riconosciuta, l'avrete vista, perché la si riconosce da lontano in una notte di nebbia. Chi? La Sveva è con noi, Sveva Casati Modigliani. Bentornata, anima bella, bentornata. Ma tu dicevi nebbia per via di Milano? Tentavo, c'è ancora la nebbia a Milano? No. Quando la nebbia c'è a Milano non si vede, quello è Totò e Peppino, ma... No, c'era, non c'è più. C'era la nebbia una volta. C'era, ma non c'è più. Da qualche anno non c'è più. Una di quelle cose... Cambia il mondo. Cambia il mondo. Cambia . L'atmosfera. È inquietante. Sì. Questo ottobre, dal clima agostano... È inquietante. Qualche senso di inquietudine me la dà. E vedete, la Sveva parte subito con i suoi ragionamenti e io li seguo, non prima però di riportarla a qualcosa che è. Abbiamo ascoltato la retromarcia, così si chiamava questo brano musicale, di una grande orchestra di Liscio e non solo, mentre invece la Sveva ha messo la quarta marcia, anzi la quinta, anzi la sesta, e per Sperling e Kupffer la vita è bella, nonostante, ha fatto... scritto, anzi pensato, fatto e scritto il libro che chiude l'epopea delle care amiche? Le quattro amiche. Le quattro amiche. Ma care amiche è stato il tuo lancio sui social, no? Care amiche. Sono amiche che si amano davvero. Che si amano come se fossero amiche. Certo. Qualcuno tra noi, generalmente è sempre la più intelligente, ha fatto notare, ma a furia di scrivere per tutti, care amiche, sta per uscire il libro, care amiche, non hai previsto il pubblico maschile tra i tuoi lettori? C'è. No, c'è. Così? Almeno così mi dice l'editore. Certo, Sperling. Sì, c'è anche un pubblico giovane. Questo è molto buono. Di ragazze e ragazzi. E ragazzi. Sì. Quelli più adulti rispetto ai ragazzi, sapete che c'è? La Sveva li rieduca. Loro non la dovevo dire, ma l'ho detta. Allora, Andreina, Carlotta, Gloria e Maria Sole, sono queste le quattro amiche. Quattro amiche che attraverso i tuoi libri non solo hanno preso vita, ma... ci hanno raccontato e continueranno in questo gran finale a raccontarci le loro vite e in fondo un po' raccontano le nostre e continuiamo ancora una volta ad imparare dai tuoi personaggi. Imparare sono i problemi di tutti noi, quindi non dico niente di nuovo per nessuno. Però lo dici alla tua maniera. I problemi, lo dico alla mia maniera, sì. Quella è speciale però. I problemi di ognuno di noi, sì. Diciamo così. In questo, ovviamente noi ci ricollegheremo anche da un punto di vista musicale. La vita è bella, virgola, nonostante, punto. In quel nonostante che cosa c'è, signora? Nonostante tutti i dolori e le avversità che la vita non risparmia a nessuno di noi. Nessuno? No. E però anche quando sei in un momento tragico, stai soffrendo una perdita lacerante, straziante... E vedi tutto buio intorno a te e poi arriva il giorno in cui in questo cielo cupo si apre uno squarcio di luce, entra il sole e ricomincia la voglia di vivere perché la vita è bella. Allora, nella tua vita, che ci tengo sempre a sottolineare, nella tua vita, Sveva, che tu hai reso bella con... creatività, fammelo dire, genialità, non fare adesso la faccia, genialità, no, le ho fatto prima il video così non hai potuto dirlo, genialità, perché così è per te, l'amicizia, che quanta importanza ha avuto nel metterla sulla bilancia, quanto ha pesato e quanto pesa? Io ho delle care amiche e sento l'importanza di averle accanto da tanti anni. Perché mi aiutano a risolvere i momenti difficili e sono felici dei miei momenti belli. Sì. E lo stesso capita a me nei loro confronti. Perché l'amicizia è quello, e tu lo racconti così bene in questo libro, è quello scambio continuo. Sì, sì. È come se fosse una corrente elettrica, certo, che passa di filo in filo, certo, uno scambio d'acqua... Da un fiume all'altro, insomma,
È quel qualcosa che in ogni caso nutre, no? Ci nutre l'amicizia. E non ti fa sentire solo. Di fronte alle difficoltà più impreviste. Sì. Perché le donne, quando sono amiche vere e sincere, partecipano della vita l'una dell'altra. Con grande solidarietà. Con grande solidarietà, con grande voglia di proprio di starti vicino, di non lasciarti sola. Di essere tua sorella anche se non sono tua sorella. Sì. Qualcosa del genere, no? Sì. È un'amicizia che sì, cammina... Loro sono amiche che si considerano quasi sorelle, tant'è che i loro bambini, i loro che sono piccolissimi, perché partono tutte con dei preconcetti, no, il matrimonio no, no, i figli no. E poi alla fine i figli nascono e il matrimonio, come dice voi la copertina, il matrimonio mostriamo arriva. Velocemente, perché se no vi mostriamo anche il finale, avete visto 1, 2, 3, 4, 5, basta, non vi mostriamo di più. Perché? Perché la Sveva, la si legge, la si ama, la si abbraccia, la si attende. Ogni santa volta. E allora noi sapete che cosa facciamo? Ci fermiamo per un attimo, ma prima o poi chiederemo, soprattutto prima, appena finisce la pubblicità, a questa ragazza come faccia a essere così sinceramente e veramente bella alla sua giovanissima età. Ci vediamo tra un attimo con Sveva Casati Modignani. Parsifal, grazie alla voce e grazie ad Antonio Maenzi al pianoforte. Sì, la vita è bella, abbiamo preso la musica di un film indimenticabile per dedicarla a Sveva Casati Modignani. Ma sai cosa stavo pensando mentre loro cantavano? Stavo pensando che il giorno in cui esalerò l'ultimo respiro vorrei che ci fosse accanto a me un'orchestra come questa che mi suonasse e mi cantasse Smile. Sveva Casati Modignani con La vita è bella, virgola, nonostante, edito da Sperling e Kupfer. Allora, questa ragazza, che è sempre malandrina, perché questa è la cosa bella, lei è Pierina la Peste, per principio, pur essendo una gran signora, una signora dentro e fuori, io grazie. Chiedo, è la verità, Sveva, tu lo sai, ma si può chiedere a una signora come te quante primavere ti accompagnano? Quanti anni ho? Quanti anni ho, detto alla bruta? 85. Chi fa l'applauso? Scusate, no, è... No, perché qua scatta... Alla romana dovrei dirti dimmi che te mangi, nel senso no, adesso detto così, sì. No, dobbiamo invece rimanere sui canali della signorilità.
Questa tua bellezza, che è vera, autentica, innanzitutto è autentica, è totale, è tua, è alimentata anche dal fatto di essere riuscita a realizzare nella vita esattamente tutto quello che volevi? Sì. Questa era la risposta. È vero? Sì. Io ero piccolina e volevo scrivere, e scrivevo. E sono cresciuta e ho continuato a scrivere. E adesso di questo io vivo. Sai, i miei giorni, i giorni della vecchiaia, con queste tante amiche che ho, alcune ancora lavorano, ancora hanno degli interessi, altre sono un po' più tristanzuole, dicono ma mi sento sola, però siamo tutte delle befane, ci chiamiamo ragazze. Senti, Sfera, sì. 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 E allora diciamo, ma che senso ha avuto la mia vita? E, insomma, ce lo chiediamo e poi io penso, non lo so che senso ha avuto, ma io so che mi sono divertita. Oh, Sveva, che bello. Io mi sono divertita a raccontarmi, sì, storie, perché sono nata, merito del buon Dio, non certo di nessun altro, con affabulatrice. Mi piace. Le storie sono una delle necessità fondamentali dell'uomo. L'uomo dell'età della pietra incideva le sue storie sulla roccia. Senza storie, Omero andava da isola in isola nella Grecia a raccontare storie, perché l'uomo ha bisogno di storie. Quando c'era la guerra, io ero sfollata in una grande fattoria in campagna per fuggire dai bombardamenti, la sera ci si riuniva nelle stalle e ci si raccontavano storie. Quindi, quale lavoro più bello di quello di passare la vita a raccontare storie? Sveva, quanto bene ti vogliamo. Quanto bene ti vogliamo, credi? Perché vedi, c'è, sapete, prima, mentre venivamo microfonate, grazie sempre a tutti i nostri tecnici, dicevo, Sveva, ma tu sogni le tue protagoniste di notte? No, ho risposto con un no. Certo, invece noi le sogniamo. Forse per questo poi tu anche le scrivi, no? Come in questa storia che è da divorare, perché è da divorare anche se quando arrivi verso le ultime pagine dici, ma e queste quattro amiche, ma poi, ma allora così non le vediamo più. No, le basta cominciare a rileggere i libri e le rivedremo. Sì. Noi invece le sogniamo, quelle storie a cui tu fai riferimento con tanta poesia, quelle storie che ti costano, questo è costato 6 mesi di lavoro, vero, più o meno? 6 mesi di divertimento. Di divertimento. Per noi sono compagnia di vita. Quindi ma questo... fanno tanta compagnia anche a me. E non ti mancano quando finisci? No. Io sono felice di dirgli addio e loro sono felice di salutarmi, perché quello che volevano raccontare me l'hanno raccontato. L'hanno fatto. Sì. E metti l'ultimo punto. Sì. E spedisci. Dopo qualche giorno di malinconia, perché è naturale, vero? È qualcosa che finisce, un rapporto che finisce, ma essendo io infedele per natura, trovo subito un altro personaggio da amare. Sì. E che sarà il protagonista o la protagonista del prossimo libro. Certo. Ma noi quindi possiamo già dire, con tutto che stiamo qui pronti e siamo già sul piede di lettura, potremmo dire così, per leggere la storia delle quattro amiche, che tu nella tua testolina meravigliosa stai già pensando, c'è già qualcosa. E questo è finito, no? Eh sì, però poi qual è il prossimo? Non te lo giuro, lo so, ma non te lo posso dire. È meraviglioso, giuro, lo so, ma non te lo posso dire. Sveva Casati Modignani è anche questo. Senti, allora, questo è il libro che chiude un tempo, no? Un lungo sì. tempo che noi abbiamo passato con le tue nostre amiche. Ti chiamavano quando eri ragazza e quando il tuo lavoro era un altro, signorina Salta Ruscelli, sì. che è un'immagine meravigliosa, perché provate ad immaginare questa sì. ragazzina che insomma, saltare un ruscello, provaci, è mica facile, no? Per non cascare, se poi se vuoi che caschi in acqua.
quello non è bravura. Sì. Tu eri la signorina Saltaruscelli, lo sai anche nella scrittura? Andare da una parte all'altra? Sì, 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 sì. Oppure ti concentri, scrivi fino a mezzanotte? Ma quando mai? No, quando mai? No, io alle 6 chiudo. Alle 6 del pomeriggio? Sì, tipo impiegato del catasto. Ho chiuso. Non ci credo. Cioè, tu chiudi, smetti di scrivere? Sì. Sveva. Ma quanto sei bella. Ma credo che siano così le persone che scrivono. A un certo punto smettono, no? Ma ci sono anche quelli che raccontano di tormenti. No, i tormenti no. Scusate, i tormenti no. No. Il divertimento. Divertimento sì. 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 L'idea che rende il tutto a un certo punto, che mette insieme il tutto, ti procura... Salti mai... È bello, è un momento bellissimo. È bello quello, vero? I momenti belli sono due. Raccontami. Quando la prima è quando nasce l'idea della storia che scriverai. Ok. Dici, cacchio, l'ho trovata. Certo. È questa qua. E il secondo momento bellissimo è quando nasce, ma nasce perché io lo corteggio, il personaggio, sia uomo sia donna. Perché io sento, quando è nata l'idea, che c'è un protagonista o una protagonista. Sì. Solo che è lontano, è avvolto nelle nebbie. Le nebbie che non ci sono più. Della mia mente. Ok. È proprio lontano a volte. E allora io devo fare in modo che queste nebbie si diradino e che il personaggio venga verso di me. E quindi divento molto ruffiana. E proprio faccio la mendicante, dico ti prego, vieni a trovarmi, avvicinati, parlami di te, raccontami chi sei, cosa fai, ma sei simpatica, sei simpatico, sei antipatica. No, non puoi essere antipatica perché se no non possiamo vivere insieme per sei mesi. Certo. E arriva, pur di sentirsi corteggiato questo personaggio, piano piano si avvicina e una lama di sole lo illumina. E quello è proprio, sento, un tuffo al cuore, come un miracolo, dico ci sei. Allora sono qua e ti ascolto. Con quegli occhi lì glielo dici? Sì. Ma quello per forza casca ma nella con pagina. Tanta umiltà. Gli dico sono qua e ti ascolto. E ti ascolto. E a quel punto comincio a scrivere, perché l'idea ce l'ho già, e comincio a scrivere e poi arriva il giorno in cui, magari dopo una settimana, magari dopo tre mesi di scrittura, in cui mi blocco. E dico non riesco ad andare avanti. Ma perché? Allora torno indietro a leggere e mi rendo conto che è successo qualcosa dentro di me. Cioè mi sono sentita come il Dio creatore. Invece no, io non devo creare niente. Sono loro che creano. Sono loro che si che sono... Che creano la storia. E io ho smesso di ascoltarli, di essere umile e di ascoltare quello che loro avevano da dirmi. Quindi butto via pagine e pagine di roba che ho scritto, seguendo la mia mente invece che ascoltando loro, e quindi mi metto di nuovo in ascolto, loro sorridono e riprendono a raccontarmi la storia. Signori, è appena andata in onda una lezione di vita e di scrittura. Voi dite come me, ma io non so scrivere, fa niente, abbiamo sognato di saperlo fare insieme alla signora che leggeremo da questo minuto in poi con lo stesso amore di sempre, Sveva Casati Modignani. Sperling e Kupfer, la vita è bella nonostante. Grazie Sveva, grazie. Il tutto... Se mi permetti vorrei dire sì. Ai tuoi ascoltatori, ai tuoi amici che ti seguono, che sono molto fortunati ad essere tenuti per mano in questo programma che tu fai dell'Ora Solare da una donna bella, perché tu sei bella, intelligente e umile. Quindi i telespettatori, non piangere, ma i telespettatori che possono godere di te
tutto, ogni giorno, per un certo spazio di tempo, sono fortunati. Grazie. Grazie. Non ti commuovere perché è così. Grazie a te. In pugilato si chiama colpo basso e invece era altissimo. Grazie Sveva, grazie immensamente grazie. E così io, no, non piango, poi svengo dopo, in camerino, ci penso dopo. Esagerato. A svenire. E guardate queste immagini, parliamo di una persona meravigliosa, non sono io, guardate queste immagini. Grazie tesoro, grazie. No. E qui c'è un'atmosfera, siamo tutte amiche, come se fosse una grande famiglia. C'è molta solidarietà fra le donne. Sentirsi libera e non giudicata, apprezzata, è una sensazione straordinaria. Le immagini che avete visto sono l'anticipazione di qualcosa che vedremo tra poco. Una palestra, voi dite, state parlando di amicizia, una palestra, tutte donne molto belle, molto curate, molto scatenate nel prendersi cura di se stesse. La persona che vi presento è una, non solo napoletana doc, vive a Scampia, è una persona stupenda, fuori e dentro, Cira Celotto. Così, con lo stupenda ho tagliato corto. E ho messo dentro tutto quello che si dovesse dire. Grazie. Ben arrivata, Cira. Grazie per l'invito, sono emozionata, ma ti ringrazio, cercherò. Siamo emozionate in due, dai, Cira. Okay. Allora, la storia di Cira non soltanto è quella di una riqualificazione del luogo dove vive e del dono che sta facendo a tutte le donne del suo quartiere, ma una riqualificazione di carattere personale. Vado con ordine. A volte decidiamo di farci del male, con, per esempio, non prendendoci volontariamente cura di noi stesse. Per te questa situazione quando è iniziata? È iniziata in età adolescenziale, quando vivevo delle situazioni familiari molto molto complicate, non rosea. Difficili. Molto difficili. E lì ho iniziato a lasciarmi andare, nonostante ero già fidanzata, perché mi sono fidanzata in età molto molto giovane, non avevo neanche 12 anni. Oh, quindi mi sono ritrovata a non vivermi la mia età, perché comunque il fidanzato era geloso, le condizioni familiari mi tenevano un po', diciamo, a ristretto, e quindi non mi vivevo l'adolescenza che... L'adolescenza, sì, non quella me la vivevo. Che dovrebbe essere, no? Quindi ho iniziato, diciamo, a trattarmi male. Questo trattarti male, attenzione, noi stiamo facendo un ragionamento che riguarda la persona che non è contenta di sé. Esatto. Cira arriva a pesare 98 kg in quel periodo, 98 kg di scontentezza, perché si possono anche pesare 98 kg di felicità. Sì, sì, è chiaro. Sì, indubbiamente, una scelta. Ma i tuoi erano di scontentezza pura? Sì. No? Sì. E tutti i momenti di sconcerto con se stessi diventano poi, o meglio, è meraviglioso quando riescono a trovarsi di fronte allo stacco e al dire basta, da adesso mi occupo di me. Per te quando è capitato tutto ciò? È capitato quando mio marito, allora era il mio fidanzato, ha iniziato a lavorare nell'esercito. E ahimè è successo proprio negli anni dove si arruolavano le donne. Lì mi è scattato la molla a dire questo lavora con le donne. Io sono, diciamo, un po' trasandata. O inizio ad amarmi o lo perdo. E meno male che Michele, salve Michele, intanto ti salutiamo da qua. Meno male che Michele è entrato nell'esercito, perché quella è stata una molla... Assaltato. Intanto, meno male come professionista, ci mancherebbe altro. Però è stata una molla di riprendere un rispetto per te. Esatto, no, sì. Devo dire, insomma, come dire... 70% ci sono riuscita. L'operazione è perfettamente riuscita. Tu ti sei sposata molto giovane. Sì. Ecco qua, ti vediamo, siete una coppia stupenda. Grazie. Bellissima. E nasce
la tua... Quanti bambini hai tu? Due. Due. La prima bambine. È una femmina, giusto? Tutte e due femmine. Tutte e due femmine. Altro bel lavoro. Ah. Questa ti è uscita proprio da mamma napoletana, sì, sì, bello, sì. Bellissimo. Sì. Perché sono impegnative le figlie femmine? No, perché comunque cerco sempre di mandargli il messaggio positivo e di non caricarle, diciamo, del mio passato. Quindi è un impegno in più a Brava, fare per io. Me, ma non solo per me, ma dare un buon esempio a loro. Quindi per questo dicevo un impegno ancora bella mamma. Più. Grazie. Che bella mamma che Grazie. Sei. Non caricarle del mio passato. Insomma, la gravidanza è naturale, porta a guadagnare, no? Anche un po' di chili, e tu decidi nuovamente di avere di prendere cura di te. In mano la mente. E fin qui il racconto che vi stiamo facendo è il racconto che appartiene ad una donna che con coraggio, con tenacia, con il tempo, con cura e con l'esercizio fisico è riuscita a riprendersi quella bellezza che sentiva di aver abbandonato. Ripeto, puoi essere felicissima con i tuoi chili, ma se hai i chili e sei infelice, esatto. Li devi, insomma, c'è qualcosa che non va. Chi sono tutte le signore che abbiamo visto? Come dire, muoversi con il tuo esercito, a proposito sì. di esercito, come è nato, come è arrivato? Qual è stata la tua decisione dentro Scampia perché altre donne potessero riprendere con te, insieme a te, quella cura di loro stesse? Io ho iniziato a frequentare una palestra che era fatta solo per donne, appunto avendo un marito geloso non mi permetteva di andare a fare corsi magari di classi miste. Okay. E mi sono trovata a partecipare a dei corsi fitness dove delle persone che partecipavano con me mi indicavano spronandomi magari a diventare io una coach perché in me ritrovavano del potenziale. Lì mi dicevo, ma io sono grossa, sono doppia, ma chi vuoi che si iscrive? Non prometto bene. Ma quanto sei che... carina, sono grossa, sono doppia. Ok, ero. Però eri una persona con una... Sì, era sai, obiettiva. Il coach non te lo dà la bilancia, lo Cira. So, te esatto. lo dà il cuore e la testa che hai. Esatto. Non tutti sono coach. Lo so, si diventa prima mental coach e poi coach. Esatto. E quindi? Lì ho detto, mi prendo un diploma e vedo un po' come mi va. Ho iniziato a fare i primi corsi di Pilates, dove le persone ne erano 3-4 e sono andata avanti per 5-6 mesi. Sì. Cioè, andavo a lavorare per niente praticamente. Per niente mi riferisco non al piano economico, ma a quello professionale. Dicevo, ma mio marito mi diceva, ma perché, scusa, ma smetti, sono poche le persone, lascia stare, si vede che non fa per te. Io dicevo, no, ci devo provare, perché a Scampia non c'è niente. Fondamentalmente, quando ho iniziato io, lì non c'era niente. Magari queste donne del quartiere hanno bisogno di ritrovarsi un'ora, o magari può essere taglio e cucito, o magari può essere attività fisica. Io devo provare a fare qualcosa. Io ho detto, mi provo una lezione con una musica un po' più forte, un po' più a palla, perché magari il Pilates, certo, può annoiare, un po' più dolce. Come... Certo. Ho provato, ho messo una musica... E meno scatenato, diciamo così. Sì. Ho messo una musica esplosiva, i colori, perché utilizzavo delle gimbal enormi, colorate. Sì. Lì sono iniziate subito, sai, le persone che vengono attratte da un qualcosa e si avvicinano solo per guardare. Il giorno dopo mi sono trovata 40 persone ad aspettare che io aprissi per partecipare a una delle mie lezioni. Da lì ho sprofondato con l'aerobica. Allora, signori, qui abbiamo tra poco da mostrarvi delle immagini. Non so se le possiamo mandare. Sì, le possiamo mandare subito. Sì, sì, sì. No, le mandiamo dopo. Scusate, guardo sempre verso la mia Francesca Mancini. No, delle immagini che sono il prosieguo di quelle poche che vi abbiamo mostrato, che sono fortemente significative. Perché? Perché voi vedrete donne coloratissime, anche se la tutina è nera, ma colorate dentro, che fanno questa ginnastica e si occupano di loro stesse. Donne che all'inizio, a questa tua palestra, e ora racconteremo anche della palestra, arrivavano in pigiama, dicevi tu, no? Sì. Poca, nulla contro, per carità, però poca dedica d'amore verso Maria, Antonia, Giovanna, esatto, Paola. Rispetto per il compagno del corso. Esatto. E poi tu sei riuscita piano piano a modificare questo loro modo di fare? Sì. Adesso arrivano già con orecchini, grossetto, capelli già pettinati. Infatti anche a me dicono, ma tu la mattina così vai a lavorare? Io gli dico sì, perché io sono il mio bigliettino da visita. Loro in me che vedono magari un idolo da seguire, un modello da seguire. Sì. E alle 8 del mattino, pensando casa, figli,
da pranzare, la cena, riesco già a stare ordinata perché per dare la migliore immagine di me. Do la migliore immagine di me a quella persona che sono io, che rispetto vedrò per chi ci ho di fronte. Specchio. Certo che quando tutto questo accade in un quartiere, in una zona dove a volte non è gradito che tu faccia tutto questo lavoro, non piace che tu faccia tutto questo lavoro, ti minacciano perché tu fai tutto questo lavoro, allora lì la storia si complica. Ma Cira è qui con noi per raccontare tutto ciò e noi vi aspettiamo. No, anche se non siete vestiti da palestra, non vi preoccupate, state pure pigri sul divano, solo per oggi, e vi aspettiamo qui in studio. Grazie, a tra poco. Tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia la ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Bravissima, Caruso, Lucio Dalla, bravissima, bravissima. Con Stefano Capitani, voce e fisarmonica, il maestro Antonio Maenza al pianoforte. Una domanda per il maestro Capitani, però io ce l'ho. Parlavamo poco fa di persone che si sentano belle, felici, contente. Le persone che ballano grazie a voi, da Porretta Terme, da dove voi venite, a ovunque voi suoniate, perché chiaramente girate tutta Italia. Questo ce lo dicevamo già nella scorsa puntata. Sono persone felici, vedere la felicità negli occhi è importante. L'importante è che lo siano anche a fine della serata, quando dopo che hanno ascoltato la nostra performance. Penso che lo siano, vero maestro? Sì. Dai, su. Allora, dalla danza, l'importanza della musica, adesso torniamo alla storia della nostra ospite, l'importanza della musica. La musica ti fa muovere, cioè la musica ti permette di... No? Esprimere. La miglior terapia, la miglior medicina che possa esistere al mondo. Vero. Sì. Parola dell'orchestra di Stefano Capitani. Sì. È così, è assolutamente così, Marina, no? Marina lo sa, assolutamente sì. Allora, da questa musica, che voleva essere anche un omaggio, perché Cira Celotto è napoletana doc, proprio, è la bella, è proprio bella, grazie, è l'immagine bellissima, grazie, di Napoli, e quindi da questa dedica a Cira che apre questa palestra. Dove? A Scampia. Sì. In un luogo importante anche da un punto di vista di memoria. Sì. La struttura è stata dedicata a Gelsomina Verde, che è stata una vittima della violenza della camorra. Sì. Quindi anche lo spazio, rivalutandolo e riempendolo di tantissime donne, è anche un omaggio, un onore alla sua memoria. Alla sua memoria. E guardate, le difficoltà sono state tante, tantissime, e c'è stato chi ha tentato in tutti i modi di dire a Cira Celotto lascia stare, ma non lascia stare tra amici al bar prendendo un caffè, in altra maniera, ma questo lo raccontiamo tra un attimo. Tanto Cira non lascia stare, Cira è tenace, assolutamente, è una leader, e lo testimoniano con la sua associazione Le Ali di Scampia all'interno dell'Officina delle Culture Gelsomina, sì, Verde,
tutte le donne che adesso finalmente vedrete all'opera. Luciana Celeste è stata lì con noi e per noi. Andiamo a conoscerle da vicino. Qui ci troviamo a Scampia e questa struttura si chiama Le Ali di Scampia. È frequentata da tante donne, ne siamo 600. Io mi sento a casa qui, non mi sento giudicata, sento in famiglia. È qui che sfoghiamo i nostri problemi, è qui che stiamo bene, ci confrontiamo, ci relazioniamo, ci confidiamo. Magari in quest'ora una persona riesce, no a dimenticare, però a sentirsi protetta. E quell'ora è tua, è una grande cosa. La solidarietà femminile che ci fa parlare, ci fa sorridere e tante cose che tra noi donne esistono. Purtroppo viviamo in una società dove la maggior parte delle persone è pronta a giudicarci, è pronta a puntare il dito, però nessuno si pone la fatidica domanda: ma perché? Cosa c'è dietro? Cos'è che non dice? Rinascere è un cambiamento. Era non amare prima se stessi e adesso iniziare ad amare se stesse. Non è solo una rinascita fisica, ma anche una rinascita mentale. Che chi non ama già, non parte già ad amare un pochino se stessa, oppure ha dimenticato come si fa, rinascere è bello tosto. Non ero da sola ad avere questa storia alle spalle, ci sono anche altre ragazze come me. E io quante volte ne parliamo, perché dopo l'allenamento ci riuniamo e ci prendiamo un caffè e ognuna di noi racconta. E io dico, beh. Libertà è sentirsi a proprio agio nelle cose di tutti i giorni, che non è molto semplice, perché si è giudicati continuamente, non sapendo che magari ognuno di noi ha alle spalle qualcosa da raccontare che a volte non si ha nemmeno la forza di raccontare. Venire qua, vedere queste ragazze, ci ha spronato molto, ci ha fatto rivedere la nostra città diversa. Pure la zona dove abitiamo, non è che siamo nel benessere, no, però noi siamo felici di venire qua. La vita è bellissima e va vissuta e va goduta con molta leggerezza. So quello che ho passato, quanto mi è costato e a cosa mi ha portato. Mi ha portato a liberarmi, che sarà una cosa stupenda. E io auguro a tutte le donne di liberarsi, di parlarne. Guarda su, sai come si fa, no? Ci si pizzica il naso qua? Sì, si è a posto. E si evita di piangere. L'hai fatta bella, eh? Eh sì. L'hai combinata proprio bella, Cira. Che io all'interno neanche magari me ne rendo conto. Ascoltandolo e vedendolo, invece, ha il suo effetto. E sì. C'è chi ti minaccia perché non vuole... Chiaramente, chi fuori legge ti minaccia perché non vuole che questo centro rimanga aperto. Tu hai ricevuto... Minacce? Sì, telefoniche, diciamo atti vandalici all'auto, alla struttura, però il giorno dopo io ero di nuovo lì e non mollo. Con tutte le tue ragazze. Mi sento una responsabilità addosso molto, molto elevata. È una responsabilità immensa, perché queste donne dicono, guardate come diventa fondamentale fare quegli addominali, ma con il concetto di mi presenterò in costume da bagno quest'estate, tutto questo non c'entra niente. Assolutamente niente. C'entra con un rafforzare i muscoli mentali. Qua, quelli della testa. Sì. Ed è una gioia incredibile, ma a me mi gratifica più il messaggio, sai che sto proprio bene, sai che riesco ad affrontare la vita, sai che vado fuori scuola ad accompagnare i bambini,
con aspetto diverso, mi sento giudicata e osservata in modo diverso. Per me quello è il messaggio che mi aiuta ad affrontare un altro giorno. Tuo marito Michele. Tuo marito Michele che quando parla di te, come sempre, senza che tu sia presente, ma questo è naturale, no? Cioè, quando noi non ci siamo, giustamente è mia moglie. Certo, no, sì. È chiaro. Però tuo marito Michele ti ha detto una cosa anche tra le tante, molto bella, no? Che non è stato... non era perdere peso la cosa che ti avrebbe reso più bella. Non ti ha reso più bella, ti ha reso più bella... la mia sicurezza. La tua sicurezza. È bello sentirselo dire dall'uomo che ti ama, però. Sì. No? È una dichiarazione. Bello, sì, molto molto forte. Che può spaventare, però dico sempre, finché si cresce insieme... non è detto che uno debba rinunciare per l'amore del compagno o viceversa. Ci si cresce insieme. Tutto acquista sicuramente un altro valore. Cira, dove vuoi arrivare? No, a me basta e mi gratifica. Spero solo di portare altre donne alla loro rivincita. Questo sì, mi auguro almeno, non voglio esagerare, 3 o 4 al giorno. Attenzione, signori, che quando questa donna si mette una cosa in testa è graziosissimamente pericolosa, lo dico sottolineando il graziosissimamente. È giusto così. Da quanti anni state insieme tu e Michele? 30 anni, l'abbiamo fatto l'altro giorno. 30 anni? Sì, sì. È un uomo fortunato da 30 anni lui. Anche io lo sono. Anche tu. Belli. Grazie. Belli veri. Ci è stata raccontata in un cortometraggio La donna con le ali, tratta dal suo libro, uscito nel 2021, il titolo del libro, cercato, era La donna con le ali, una storia di cambiamento e coraggio, edito dalla Giammarino Editore, perché è giusto scrivere, è giusto fermare anche come memoria quello che si è realizzato. Se tu oggi riguardi a quella bambina lì, c'è di che ringraziarla? Hai detto già tutto. Se potrei guardarla per un attimo, gli direi grazie, perché è grazie a te che io oggi sono la donna che sono. Quindi era... hai fatto diventare virtù... del mio dolore. Un grande dolore. È la trasformazione forse più... ma quella non avviene mai, quella interna non ci sarà mai, perché ti riporti sempre dietro. Sì, quella è la ferita, c'è. Però dentro. Ti rende più forte per gli altri. E questo già è abbastanza importante. Gli altri contano tanto per te? Troppo. Le amiche? Soprattutto. Che ce n'ho una che è la mia fonte di ispirazione. Il mio coraggio. Sai che è stato veramente un onore conoscerti? Un onore è mio. Ma proprio assai assai, grazie. Credimi, Cira. Grazie. È stato veramente un onore incontrarti. Grazie. E gli applausi così lunghi si fanno solo al Teatro dell'Opera. No, e gliel'ho detto. Allora, Cira Celotto, grazie. Infinitamente grazie. Prima di chiudere la nostra puntata con una dedica, ovviamente, una dedica musicale, perché qui non ho fatto la domanda al maestro. Il Festival Internazionale della Fisarmonica Porretta Terme, insomma, qua bisogna ricordarlo. Quando c'è questo festival? Di solito si tiene ogni anno verso la fine di agosto. Una giornata dove vengono invitati degli ospiti importanti, sì, tra i migliori fisarmonicisti italiani e speriamo presto anche internazionali. Sì. Quest'anno avevo provato a invitare il grande Richard Galliano, ma purtroppo non era disponibile per quella data lì. Tornerà il prossimo anno? Ah, ci stiamo provando, ci speriamo. Buon per lui. Se no non sa cosa si perde. Allora... mi piacerebbe tanto che voi invitaste anche qualcuna delle signore che non suonano la fisarmonica ma sono della palestra di Cira Celotto. Chi lo sa? Abbiamo avuto un'edizione del festival quasi tutta al femminile. Vedi? Sì, sì. Facciamo l'anno questo scorso. Ponte Porretta Terme Scampia. Noi accettiamo. Dai, volentieri. Noi accettano. Ah, fantastico. E noi saremo lì a testimoniare il tutto. Bene, mi taccio. È bene che sia così dopo un'ora di trasmissione. Chiudiamo in musica con che cosa, maestro? Un brano, una mia composizione, un valzer che si chiama Pioggia di Marzo. Pioggia di Marzo e che sia sempre primavera nel vostro cuore e nel cuore di una ragazza straordinaria come Cira Celotto. Grazie di essere stata qui. Thank you.